Allora, belli da casa, rieccoci, sempre qua, sempre al centro di Roma, che tra l'altro è al centro del mondo. Acqua che sobbollisce, che vuol dire che deve bolli poco, madonna mia che ignoranza. Pomodorini dentro, che ci metto a fa? Per spellarli, fateci una croce sopra e sotto, sopra e sotto. Fateli sobbollire per 5 minuti, una bella sbollentata, una scottata dei 5 minuti di acqua. Passiamo al protagonista, al peperoncino. Peperoncino ci deve stare, se no non è arrabbiata. La mia non deve essere arrabbiata, deve essere incazzata nera. La cosa più patetica che ti possono chiedere in trattoria è una penna all'arrabbiata, però non tanto piccante. Ma pide un pomodoro e basilica, non mi rompe i coglioni, no? Picchio d'aglio, via. Vai col prezzemolo. Allora, mo è tempo di spegne e, dato che so che siete una massa di rincoglioniti, ve dico, i pomodori metteteli prima sotto acqua fredda e poi li pelate, se no ve pelate prima le dita e poi i pomodori. Fate come dico io, guardate quanto ci vuole per pelarli, guardate qua. Come i petali da un fiore, perché il pomodoro è un fiore, guarda che bellezza. L'acqua che c'ha rimane, che hanno bollito e ci stanno le bucce, non me la buttate perché io lo so che voi siete, mamma mia che siete. Questa ci riserve. A che serve? Boh, vedete, fatevi. Padella sul fuoco, olio, due cucchiai, da allargare, due cucchiai, basta, fidate. Fate scaldare la padella, non troppo, non va agitate, andate piano, tanto un do cazzo volete andare. Aglio. Briciolato, volete a fettine? Mettete la fettina, ma tanto che cazzo frega a me. Allora, peperoncino, deve soffriggere insieme, piano piano, soffrigge, non deve friggere, soffrigge, che vuol dire? Che vuol dire? Pure questa qua, come tutte le ricette di Roma, è un atto d'amore, non è una ricetta. Qua se stanno a conosci, aglio e peperoncino, è il rapporto carnale, vero, sincero, pieno d'amore. E voi, mentre che state là a guardare che si conoscono, brutti guardoni, una volta che arrivate all'imbiondimento dell'aglio, che vuol dire che si è innamorato, è tempo di mettere pomodorino. Eccoli qua, che io ho tritato al coltello. Si sente un odore fresco che sembra di sta mezza all'orticello. Quando sentite l'odore bello che sale e che ti entra dentro, è tempo di buttarci il pomodoro a piacimento. Eccolo qua. Ma raccomando, non vi scordate il sale, se no chi mangia con voi vi fa male. C'ha pure ragione, insomma. Prima spruzzata di prezzemolo. Non lo fate mai soffriggere il prezzemolo, se no in bocca vi ritrovate come una rana muscia. E il fuoco non si alza mai, deve essere sempre medio basso, perché l'amore si fa piano piano e a lungo. E se ti vuoi sbrigare a farlo veloce, c'è sta qualcuno che ci rimane male, sicuro. E quando il pomodorino dopo 3 minuti sta tutto bello tirato, con bocca a sigaretta, se siamo capiti perché no, è ora di spegnere e aspettiamo la pennetta. Quando ormai la pennetta ci manca poco, è tempo di spegnere il fuoco. La passiamo giù in padella ed è là che usiamo quell'acquarella che vi dicevo prima. Eccola qua, salsa al fuoco e gli ultimi 3 minuti gli famo fan padella a fuoco alto. Guardate qua che orgasmo culinario che ci sta. Quando si cucinano le ricette romane, specialmente la pennetta all'arrabbiata, di arrabbiato ci deve essere solo lei. Voi ci dovete aver sorriso, il cuore aperto, la dovete accogliere, perché se no non esce fuori niente di buono dalla cucina, mi raccomando. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, che belli, ci siamo! Guardate qua, questa è pornografia, questa è Roma, non è per tutti. Papà, che c'è oggi? C'è l'amore, a tavola solo amore. E mamma mia quanto ce n'è quando famo sti piatti. Che bellezza, che storia. Ma che vi state inventando voi chef del 2000? I cochi degli anni 80, 70, 60, 50. E non parlate quelli del Medioevo, che hanno tirato fuori i piatti che oggi ancora sazoniamo. Ci sarà un motivo, no?
polverata di prezzemolo, una girata di olio d'oliva, ma poco poco, mica tanto. Eccoci qua. Au, buon appetito belli di casa. E qua vi belli c'è sta poco da parlare, ci saranno pure tre ingredienti, ma appena li guardi te fanno sbavare. Cuccioli, benvenuti a Roma. E niente, mi tocca farmi sto giro pure oggi al centro di Roma, a Campo dei Fiori, e mangiarmi sta bellezza. Oh, buon appetito e grazie di essere stati con me. Ciao belli.